www.maurizioppoli.it, buon 2024, i primi giorni dell'anno, ci sono già anche gli oroscopi, il legame tra investimenti e oroscopo. Questa è una ricerca fatta da una piattaforma di trading, che allego poi qui il link per i più curiosi per sapere chi è questa piattaforma, e dice che c'è questo legame del segno zodiacale e l'approccio agli investimenti. C'è gli Scorpione, dice, sono più cauti, mentre i Bilancia guardano alla moda, al lusso, dicono. I Capricorno e il Leone sono gli utenti con il punteggio di rischio più alto, mentre i Vergini tradizionalmente leali e i Cancro sentimentali detengono meno attività rispetto agli altri segni zodiacali. Gli Scorpione hanno maggiori probabilità di sovraindicizzare, pensate che parole che usano. Questa è in estrema sintesi il risultato della ricerca condotta da questa piattaforma di trading e di investimento. Le caratteristiche predominanti di un segno zodiacale possono influire sull'approccio all'investimento, spiega Gabriel Dabak, Italian Market Analyst della società, che dopo scoprirete leggendo il link. Malgrado proprio, diciamo, a promemoria, ci si ricorda che gli investitori sono umani, quindi, e che i fattori comportamentali, quindi i famosi bias comportamentali, di cui ci sono molti video sul canale YouTube che ho già pubblicato su questo tema qua, possono essere importanti nei mercati tanto quanto sono i fondamentali macroeconomici e gli utili aziendali. Ora, per sorridere un pochino, ma anche per approfondire magari per chi volesse questi titoli azionari, per gli Ariete, dice, dal 21 marzo al 19 aprile, rapidi, competitivi, insicuri, livello di rischio dell'investitore medio, diversificazione bassa, più propensi a investire in Aurora, Cannabis, Xiaomi Corp è quello dei telefonini. Toro, 20 aprile e 20 maggio, leali, affidabili, testabili, livello di rischio dell'investitore medio, diversificazione medio, più propensi a investire in Lufthansa e Pfizer. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno, versatili, curiosi, impazienti, livello di rischio dell'investitore alto. Diversificazione alta, più propensi a investire in Intel e in Shopify. Cancro, 21 giugno, 22 luglio, appassionati, sentimentali, poco comunicativi, livello di rischio dell'investitore alto. Diversificazione bassa, più propensi a investire in GameStop e NIO. Leone, 23 luglio e 22 agosto, confidenti, impetuosi, dominanti, livello di rischio dell'investitore alto. Diversificazione media, più propensi a investire in Centro Electric Group, Plug Power. Andate a cercarvi queste azioni. Vergine, 23 agosto, 22 settembre, leali, analitici, insicuri, livello di rischio dell'investitore medio, diversificazione bassa, più propensi a investire in Block, Berkshire Hathaway, Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre, equi, gentili, indecisi, livello di rischio dell'investitore basso, diversificazione media, più propensi a investire in LVMH, quindi la moda, e Walt Disney. Scorpione, 23 ottobre, 21 dicembre, estroversi, ottimisti, incostanti, livello di rischio dell'investitore basso, diversificazione media, più propensi a investire in Netflix e McDonald's. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio, perseveranti, tenaci, inflessibili, livello di rischio dell'investitore alto, diversificazione alta, più propensi a investire in Ocugen, Ascensus, Surgical, andate a vedervi cosa sono queste. Poi vi riporto il link, potete andare a vederle. Acquario, 20 gennaio e 18 febbraio, forti, affidabili, distaccati, livello di rischio dell'investitore medio, diversificazione media, più propensi a investire in Rolls Royce e Rivian Automotive. Pesci, per finire, 19 febbraio e 20 marzo, affettuosi, saggi, ipersensibili, livello di rischio dell'investitore medium, diversificazione medium, più propensi a investire in Volkswagen e in EasyJet. Ecco, vi riporto il link, questo è per sorridere all'inizio dell'anno per l'oroscopo e la finanza, ma la parola per quanto riguarda l'educazione finanziaria che ne vediamo sempre noi è diversificazione, sicuramente, orizzonte temporale, sicuramente, che ci si dimentica sempre questa parolina dell'orizzonte temporale, e naturalmente anche la capacità coronarica di gestire il rischio e gestire
andamenti dell'economia e quindi la capacità coronautica di mantenere la rotta una volta deciso il piano di investimenti. Quindi una lettura per sorridere, una lettura per riflettere, ma diversificare e orizzonte temporale. Tutto questo non è una sollecitazione al risparmio né a investire in questi titoli, era solo per questa simpatica ricerca che ha fatto questa piattaforma, di cui poi vi riporto qui in calce il link. Buoni investimenti a tutti e buon anno da Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Alla prossima!